Ah, iniziamo questo episodio del Nether, eh? Che ne dite, ragazzi? Aiuto. E ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio della Vanilla. Oggi episodio numero 39. Quindi forse nel prossimo episodio ci sarà un ospite speciale. Boh, chi lo sa, forse sì, forse no, non lo so. Prima di iniziare vi invito come sempre a lasciare un pollicione in su, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti. E tutto questo possiamo iniziare subito. Def Con 1. Allora, vi state chiedendo perché sono nel Nether? Sono nel Nether, ragazzi, perché mi serve tanto quarzo. Perché mi serve il quarzo, ragazzi? Perché praticamente oggi andremo a fare la stanza segreta, che sarà appunto fatta tutta in quarzo. E me ne serve un bel po', perché già qui c'ho altri blocchi. Però me ne serve almeno uno stack, almeno. Allora, non per dirla proprio grossa, ma almeno altri stack di quarzo. Quindi proprio ci... sì. Perderò un bel po' di tempo nel Nether, raga. Oh, là c'è l'altro quarzo. Che top. Naturalmente ne approfitto poi anche per prendere, ragazzi, della glowstone, perché serve la glowstone per fare altre lampade. Zizi, serve tanta glowstones. Se mi ricordo bene, il quarzo è pure quel minerale che ci dà più esperienza. È vero, ragazzi? Confermate? Siamo appena arrivati al livello 30. Sì. Questo punto non mi piace molto, però dai, noi... ho fatto una cosa che non si doveva mai fare, volevo scavare sotto i piedi. I crateri di lava ci sono. Oh, altro quarzo là. Raga, seguendo il quarzo, ho trovato la glowstone piazzata qui a terra. Cioè, non devo fare neanche un'impalcatura per pigliarla. Ok, vediamo adesso quanta glowstone raccogliamo da terra. Quella madò, raga. Per uno facevamo 3 stack. Guardate quanto quarzo abbiamo intanto. Perfetto, e possiamo adesso ritornare. Dai. Allora, ragazzi, andiamo adesso nella nostra bellissima torta, perché lì è dove andremo a fare la stanza segreta, come ben sapete, come già avete visto nello scorso episodio. Lì ho messo dei cactus a crescere, però... mi sembra che non crescono, boh, non lo so. Questo qui, ragazzi, è l'interno finale della torta. Guardate com'è bello, ho fatto così col tappetino e tutto. Premendo questo bottone si andrà ad aprire il nostro passaggio segreto. Ecco qua. Adesso andiamo a... dove c'è poi la nostra stanza segreta, che oggi andremo a fare. Qui ancora stanno crescendo. Questo qui è tutto automatico, a posto. Iniziamo con il prenderci questa crafting table. E prendiamo, già che ci siamo, questi altri blocchi che avevo fatto per il pavimento. Non sono altro che la terracotta più cotta, rossa. Quindi veramente semplice. Guardate un po', sono cresciuti anche gli alberi della giungla. Praticamente se noi li mettiamo a 4 cresce quello grosso, se ne mettiamo soltanto uno cresce quello piccolino. Quindi easy, proprio veramente eds. Dobbiamo fare adesso una cosa. Dobbiamo prendere questi cactus e metterli a cucinare. Facciamo una cosa, la facciamo così. Io piglio questi due, anzi no, questi qua sopra. Aia, e uno, due. Io lo sapevo che ci toccava tornare a casa per pigliare le cose. Comunque qua abbiamo del lime, che a noi proprio serve, ragazzi, il lime. Raga, per favore, dovete scrivermi come far crescere i cactus, perché non me lo ricordo. Comunque, qua dentro mettiamo a cucinare il nostro cactus, così facciamo il colorante verde. Colorante fatto, mettiamo a cucinare la clay. Allora faccio una cosa. No, non dovete cucinare la clay, fermi! Fermi tutti! Questa è una rapina. Sono stupido. Stavo facendo l'errore dello scorso episodio, ragazzi. Lasciamo stare tutto, ragazzi. Perfetto, posso scendere qua sotto. Possiamo buttarci. Sbam. Allora, cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, piazziamo qui noi una crafting table. E mettiamo questo qui al centro e facciamo così. Oddio, raga, ma è precisissimo. Lime terracotta. Ne abbiamo 40. Adesso dobbiamo metterlo a cucinare. Nel frattempo che aspettiamo possiamo di nuovo scendere qua sotto. Perché adesso dobbiamo fare tutto l'ambaradam. Dei blocchi di slime. 4 precisi. Facciamo dei pistoni. Mettiamo adesso i slime block sopra. So che rimbalziamo e tutto. Guardate, faccio un attimo il contorno così, anche se poi è inutile dopo. Ce l'abbiamo un bottone? No, lo andiamo a fare subito, ragazzi. Facciamo un bottoncino. Lo piazziamo tipo qua. Sbam! Ecco, non ci arriviamo. Non vi preoccupate, non è un problema, adesso capirete anche perché. Io adesso, ragazzi, faccio un piccolo taglio, ma desistiamo tutta la stanza, sennò il video diventa veramente troppo lungo. Fermi tutti, fermi. Allora, so che ci sono stati un paio di cambiamenti veloci, come la mia maglietta, il mio taglio di capelli e il punto in cui mi trovo. Però è tutto normale, questo perché sto adesso registrando il giorno dopo
a ieri. Praticamente sono registrato il giorno dopo, ragazzi. Fine. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Io mi sono un attimo portato anche avanti, se no il video veniva troppo lungo e troppo palloso per voi. Quindi vi ho risparmiato un paio di cose, ovvero ho scavato qui e basta. Praticamente cosa vorrei fare? Vorrei, prima che faccia notte, creare con il legno che abbiamo qui alcuni note block, quindi tipo così. Note block, sbam, e li abbiamo fatti. Cosa dobbiamo fare con i note block? Con i note block praticamente dobbiamo metterli qua sotto. Non serviranno a nulla a livello di funzionalità, ma a livello estetico, possiamo chiamarlo così, servono, perché mi piacciono. Allora, come detto, io tutti i circuiti in rete sono li faccio con questa cosa gialla arancione qua, perché ho detto giallo. Qual è la mia idea? Praticamente intanto mettiamo tipo qui del quarzo, uno qua e uno qua, così e così. Ok, qua ci sono gli slime, questo qui praticamente è centrato. Cosa voglio fare? Voglio fare un attimo due bottoncini. Perché due bottoncini? Perché questi due bottoncini mettiamo uno qua e uno qua. Adesso, se noi prendiamo della redstone normale come questa qui e rompiamo questo blocco, se no poi mi triggero che non è dello stesso colore con tutto. Ok, e facciamo tipo così così. Facciamo tipo così, ecco. Così 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 così. Se adesso andiamo a premere questo bottone, per logica dovrebbe chiudersi. Perfetto, si è chiuso. Un'altra cosa che è cambiata è anche la versione di Minecraft, tant'è che adesso noi siamo in 17v18a. Per me lo snapshot ti fa perdere FPS. Quindi adesso abbiamo apri e poi anche chiudi. Adesso un attimo chiudiamo. Ok. Così quando noi siamo sotto questa stanzetta possiamo anche chiudere il passaggio segreto. Fatto questo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo collegare quest'altro bottone. E voi state chiedendo, ma perché due bottoni se già quello lì fa quello che ti serve? No, perché devo fare un'altra cosa molto più figa. Ovvero, intanto, qui dobbiamo mettere noi la redstone, che sta qui. Mettiamo qua adesso un repeater. Lo mettiamo tipo uno qua. Pigliamo i nostri note block. Dobbiamo rompere un blocco. Fare così. Un altro repeater, 4 tick. Più o meno, poi ci sto andando così ad occhio, raga. Non me lo sono mai preparato prima. Poi un altro. Sì, vanno bene, penso. Qui un altro. Non so quanti tick mettere là. Poi adesso faremo nelle prove, ragazzi. Redstone, qui, qui, qui. Se ne qui abbiamo un muro, noi dobbiamo far scendere la redstone sotto. Perché sotto? Perché dobbiamo dare l'impulso anche ai nostri pistoni degli slime block. Ecco, già qui non abbiamo sbagliato una cosa, ovvero dobbiamo levare il blocco sotto. Visto? Visto? Già, oh, c'era qualcosa che mi stavo scordando. Quindi la redstone dovrebbe scendere sotto. Per farla scendere sotto cosa dobbiamo fare? Questo no, deve essere per forza questo. Quindi possiamo fare così. No raga, di nuovo gli advancement. Io non lo rompo l'albero, non mi interessa, rimane là. Pigliamo adesso i nostri due repeater. Facciamo così, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Redstone, redstone, repeater. Lo mettiamo però così. Allora, così noi abbiamo un ritardo di 4, 4, 12. Mentre qui abbiamo un ritardo di 12, 13. 13 più... No, qua ne serve uno in più. Quindi dobbiamo mettere un altro qua. Dobbiamo fare così. Adesso, vediamo se funziona, No, non funziona. Non funziona. Allora, intanto... Ok, vediamo un attimo come si sente. No, è troppo uguale. Questo qui deve essere più acuto. Ok, vediamo un attimo come si sente mo. Ok, ci sta, ci sta. Vediamo. Sì, sì, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Che figata. Visto, visto, visto. Madonna, sono un genio. Guarda che bello. Allora, così noi apriamo. Ci buttiamo. Tac. E poi vabbè, sì, scendiamo. Quando dobbiamo risalire, che facciamo? Premiamo. Senti, va il rumore tipo stile ascensore, sali. E poi sbam, siamo sopra direttamente. Cioè, e si chiude anche il passaggio e tutto è perfetto. Quel creeper là non deve esserci. Quindi ragazzi, questo episodio della vanilla finisce qui. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. Scrivetemi qua sotto
cose iniziare a fare in questa stanza segreta. Altrimenti possiamo ampliarla in tutte le direzioni. Quindi possiamo fare tante altre stanze segrete a successione. E secondo me uscirebbe un progetto veramente carino. Naturalmente le stanze sono un po' piccole, quindi non possiamo fare chissà che cosa. Però comunque così segreto possiamo sempre farlo. Detto questo, io vi invito ad iscrivervi al canale. Se non vi siete iscritti, volendo potete cliccare nell'altro che sta qui al centro dello schermo, oppure cliccare a sinistra o a destra per un altro mio video. Naturalmente seguitemi su tutti i miei social, lo trovate in qua sotto in descrizione. E nada ragazzi, questo episodio finisce qui. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.